Grazie, buongiorno a tutti, benvenuti al Ministero degli Esteri per partecipare a questa giornata di riflessione, di valutazione, di impegno comune in paesi del mondo dove si vivono momenti di grande difficoltà. Penso al continente africano, penso ad altri luoghi dove ci sono guerre, penso al Sud America. Non è soltanto la guerra e la povertà, ci sono condizioni di disagio anche di altro tipo nel mondo, dove spesso chi vive il disagio rischia di non poter essere aiutato a causa delle condizioni economiche, a causa di un'organizzazione sociale ancora troppo debole, mancanza di una sussidiarietà parallela che è presente forte nel nostro paese. L'Italia è un paese che ha una vocazione all'apertura, che vuole essere protagonista positiva nel mondo, e la politica del governo italiano si basa su alcuni valori fondamentali, primo fra tutto la centralità della persona. Tutta la nostra azione politica è fondata su questo. E anche la nostra politica estera, anche per vocazione nazionale, oggi ci sono militari italiani che stanno aiutando chi soffre, c'è la nave Vulcano, che è una nave ospedale, che sta accogliendo feriti palestinesi, popolazione civile ovviamente, non terroristi di Hamas, nelle proprie cabine, perché è una nave ospedale. E ci sono tanti militari italiani che lavorano per la pace in Libano, in Africa. E portatori di pace ovviamente sono le missionarie e missionari che con grande slancio, con grande impegno, ma anche con una visione che non è puramente immanente, ma che è una visione trascendente, perché in ognuno che soffre il cristiano vede il volto di Cristo sofferente, noi dobbiamo come governo, come Stato, essere grati a tutti quanti voi per ciò che fate nel mondo, per ciò che fate in modo particolare nel continente africano, che è il continente che è di fronte a noi, in portando aiuto, portando l'acqua, portando la salute, portando anche la pace, cercando di mediare anche tra grandi sacrifici, tra grandi rischi. Sono tanti i sacerdoti e le suore uccise nel mondo solo perché cristiani, solo perché portatori di un certo tipo di messaggio. Ma i missionari italiani rappresentano veramente un fiore all'occhiello anche per il nostro paese, perché sono di esempio ovunque, sono, dicevamo anche prima, portatori della nostra lingua nel mondo, sono insomma anche parte della politica estera del nostro paese. Se intendiamo la politica come servizio, non come gestione del potere, allora credo che da questo punto di vista possiamo sentirci parte di uno stesso disegno, di uno stesso progetto comune. Come sapete, il governo italiano ha deciso di investire molto in Africa con quello che sarà il piano Mattei, che è parte, secondo me, di una strategia più ampia, dovrebbe essere la strategia europea. Fin da quando avevo altre responsabilità a Bruxelles, io ho detto che serviva un vero piano Marshall per il continente africano, che non deve essere un'azione di puro finanziamento, ma deve essere una strategia per crescere insieme, per
impedire che l'Africa sia di nuovo colonizzata, non da un punto di vista militare, ma accade anche quello, ahimè, con la presenza di Wagner, ma sia un continente che possa sfruttare tutte le immense ricchezze che ha. E noi, pensando anche alla crescita demografica, dobbiamo preoccuparci delle condizioni di vita di queste persone. Nel 2050 saranno 2,5 miliardi, e con tutte le situazioni, dal Niger al Sudan, a tutta l'Africa subsahariana, quello che c'è in Congo, dobbiamo preoccuparci anche delle condizioni di queste persone, perché se dobbiamo risolvere il problema migratorio non da un punto di vista di polizia, ma da un punto di vista strategico, per difendere quello che Papa Benedetto XVI chiamava il diritto a non emigrare, ecco, noi dobbiamo insieme agli africani costruire dei percorsi che permettano la crescita di questo continente. I problemi sappiamo bene quali sono: il cambiamento climatico, che distrugge in molti paesi l'agricoltura, la pastorizia, e spinge poi tanti agricoltori e tanti pastori a essere arruolarsi nelle file del terrorismo. Poi c'è la povertà, le malattie, c'è anche purtroppo spesso in alcune realtà una forte corruzione, in più ci sono carenze strutturali, mancanze di ospedali, guerre spietate, ricordiamo quella del Ruanda, ma potremmo parlare anche di quello che sta accadendo oggi in Sudan, quello che si rischia di avere in tante altre parti, per non parlare del Medio Oriente, per non parlare della Siria, per non parlare dell'Afghanistan. Più ci sono altre povertà legate all'uso delle droghe, penso all'America Latina, penso anche a paesi africani del Nord Africa. Quindi ci sono tanti problemi che devono vederci protagonisti per affrontare, al di là dei nostri confini, delle emergenze che devono impedire ai trafficanti di esseri umani di utilizzare le persone per fare affari, che poi i trafficanti di esseri umani sono gli stessi che trafficano in armi, che trafficano in droga, fanno il viaggio in partenza dal Niger, da paesi dell'Africa subsahariana, attraverso la regione di Agadez, se ne vanno in Libia o in Tunisia e al ritorno fanno traffico di armi e traffico di droga, magari nel deserto scaricano aerei che vengono dall'America Latina per poi commerciare in droga oltre che in esseri umani. Quindi questa catena va smantellata, ma soprattutto vanno tolte le radici, colpire il problema alle radici, cioè bisogna impedire che ci siano condizioni di povertà estreme. Questa per noi rappresenta una priorità, rappresenta per l'Italia un modo di fare politica estera. La politica estera non la fa il ministro da solo, non la fanno i diplomatici da solo, ma la fanno tutti gli italiani che ci rappresentano nelle diverse competenze, nelle diverse azioni che fanno, e i missionari e le missionarie italiane che operano al di là dei confini nazionali sono parte della nostra politica estera, una politica estera di pace a favore della convivenza civile, a favore degli aiuti umanitari. E per noi è importante anche ascoltare le vostre voci, ascoltare da voi quelle che sono delle realtà che spesso non conosciamo, perché poi i missionari si immergono anche in problemi che vivono persone lontane dalle grandi città, dalle capitali, quindi vanno a portare sostegno non alla politica africana o di altri continenti, ma vanno a portare sostegno a popolazioni che rischiano di morire di fame. Noi a volte ci lamentiamo della nostra povertà, ma quando vediamo bambini denutriti che muoiono perché non possono mangiare, allora ci rendiamo conto che a volte siamo fortunati, e nonostante le difficoltà che possono esserci
in Europa, in Occidente, c'è chi veramente vive momenti di grande drammaticità e non possiamo girare la testa dall'altra parte. Poi c'è il lavoro che i missionari e le missionarie fanno per il dialogo interreligioso, operando in realtà diversi a prezzo anche della vita, spesso non compresi dalle realtà locali. Penso a quello che accade in Algeria, c'era un bellissimo film, Uomini di Dio, che raccontava la storia dei domenicani che facevano il bene di popolazioni e poi sono stati uccisi perché cristiani, non comprendendo che cos'è il cristianesimo, quelli da altre parti. Però sono i missionari persone meritorie che dedicano la vita per salvare le altre. Noi come governo abbiamo organizzato la conferenza internazionale sull'immigrazione e sviluppo il 23 luglio proprio in questa sala e abbiamo deciso di avviare un percorso di dialogo con i paesi africani che abbiamo chiamato il processo di Roma. Lavoriamo a partenariati prioritari con non predatori con i paesi africani, coinvolgendo tante realtà, non solo la cooperazione allo sviluppo, ma anche il settore privato, la scuola, le organizzazioni laiche e religiose della società civile. La cooperazione allo sviluppo è parte importante di questo ministero. Volevo anche dire che a gennaio c'è stato il vertice Italia-Africa, che sarà un po' l'avvio del piano Mattei, un impegno corale per una agenda focalizzata su che temi puntare per accelerare lo sviluppo. Noi stiamo anche per lanciare un nuovo bando per iniziative promosse dalle organizzazioni delle società civile, laiche e religiose degli enti territoriali per 180 milioni di euro. Una parte consistente, l'85% di queste risorse, sarà dedicata all'Africa. Abbiamo fatto dell'Africa la priorità della nostra cooperazione, cui abbiamo destinato quest'anno il 60% di tutte le risorse nei paesi di intervento. E noi siamo pronti a fare tutto ciò che serve anche per aiutare i giovani africani a formarsi e a poter magari essere anche loro ambasciatori del nostro paese. Ho sottoscritto proprio pochi giorni fa un accordo con l'Università per Stranieri di Perugia, dove ci sono degli studenti africani che studiano in italiano e sono formati perfettamente in italiano, che avranno la possibilità di lavorare in aziende del nostro paese oppure avranno la possibilità di lavorare in aziende italiane che operano nel loro paese. Li ho presentati questi ragazzi alla conferenza agli stati generali dell'altro giorno dell'export italiano e devo dire hanno riscosso un grande successo, perché l'idea di mettere a disposizione dell'Italia che intraprende questi giovani che parlano perfettamente italiano, che sono innamorati dell'Italia, rappresenta un'opportunità anche per le nostre imprese, non soltanto per i ragazzi che desiderano essere parte di questo progetto. Io ho visto dei ragazzi, veramente c'era una ragazza marocchina di 22 anni che parla 6 lingue, parla perfettamente l'italiano, infatti già c'era qualcuno che lo Sace e poi la Marcegaglia si sono subito interessati perché l'ho fatti parlare lì agli stati generali dell'export e si sono tutti trovati colpiti, sono tutti rimasti colpiti dalle loro capacità. Io conosco molti di voi per varie ragioni, apprezzo il vostro lavoro, vi sono grato, come cristiano comprendo qual è lo spirito che vi spinge, che non è lo spirito del sindacalista e non è lo spirito neanche di altre organizzazioni umanitarie, perché, come dicevo, la spinta trascendente va al di là di quella che è la spinta immanente, sia pur lodevole e positiva. E credo che in una società anche l'aspetto
diciamo così, religioso, non soltanto di chi indossa un abito da suora o da sacerdote, ma lo spirito religioso debba continuare ad essere presente non come un fatto privato, ma anche come un fatto pubblico. Ecco perché io ho voluto organizzare qui con voi questa conferenza, perché considero diversa il vostro ruolo e la vostra ispirazione e le vostre motivazioni nel fare del bene, nell'aiutare l'altro. Non a caso abbiamo deciso di parlare di centralità della persona, perché ogni persona è diversa dall'altra, ogni persona che voi aiutate, ogni persona che voi salvate è come salvare un mondo, non è un numero. Spesso parliamo di numeri, ma la vita di ogni singola persona è una ricchezza straordinaria per tutti quanti noi. Quindi io veramente vi ringrazio, ringrazio innanzitutto le persone che conosco di più, che saranno anche oggi parte di questo confronto. Ringrazio innanzitutto il Vescovo di Verona, Domenico Pompili. La città di Verona non è stata scelta a casa, ma perché è un po' il luogo dove c'è il maggior numero di organizzazioni missionarie, e quindi vuol dire che è un luogo dove c'è un grande fermento. È anche interessante capire qual è lo spirito, qual è la mentalità che anima tante persone, tanti sacerdoti a lavorare così bene in questa direzione. Padre Giulio Albanese, che ha un'esperienza straordinaria, è bene anche conoscere e sapere da lui nelle differenti realtà quello che accade, che è accaduto anche per quanto riguarda il dialogo interreligioso, quello che si può fare per impedire che in nome di Dio ci si uccida, perché è la cosa peggiore che possa accadere, perché non è che ci sono molti dei, ce n'è uno solo, e uccidere in nome di Dio veramente è l'offesa peggiore che si possa fare. Si uniranno a noi poi tanti amici in videoconferenza dal Kenya, dal Congo, dal Mozambico, e voglio ringraziare anche Padre Matteo Tagliaferri, che con la sua comunità in dialogo, che conosco bene, anche per cerco ogni tanto di fare una piccola azione di volontariato, purtroppo i tempi non me lo permettono, però anche l'azione di recupero delle persone con disagi in tutto il mondo, anche nell'America Latina, dove c'è un continuo degrado sociale. Ho avuto la possibilità di visitare anche il centro di Chiclayo in Perù, dove si salvano tante vite umane. È un altro aspetto che forse non è esattamente quello missionario di diffusione del Vangelo in senso lato, ma è un modo anche per fare la stessa cosa, perché se si salva la persona cercando di recuperarne non l'aspetto fisico, ma l'aspetto spirituale, anche questa credo che sia un'opera lodevole. Naturalmente ci saranno Sua Eccellenza Monsignore Emilio Nappa, il Cardinale Giorgio Marengo, che interverrà dalla Mongolia per condividere la sua esperienza di missione in quel paese unico e tanto remoto, con così pochi cristiani. Ci sarà Marco Impagliazzo, che guida Sant'Egidio, lavoriamo spesso insieme per la pace in tanti contesti difficili, penso all'Ucraina, abbiamo condiviso l'esperienza di corridoi umanitari. Ci sarà il cardinale Pater Appia Turkson, che è il cancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze, ma è soprattutto la voce autorevolissima della Chiesa africana. Quindi ci saranno veramente tante voci da ascoltare. Per noi questo è l'inizio di una stagione, e vorrei che ogni anno ci fosse un evento come quello di oggi,
per vedere quali progressi si sono fatti, quali progressi si possono fare in tanti fronti. C'era il tema della sicurezza alimentare, abbiamo detto il cambiamento climatico, ci sono tante realtà dove anche le nostre scuole, scuole cattoliche in giro per il mondo, penso ai Salesiani Don Bosco, Alessandria, al Cairo, penso a quello che si può fare anche nel settore della sanità, che poi gli ospedali italiani oggi purtroppo, non avendo più tante suore all'interno, sono meno efficienti di quando c'erano le suore, questo bisogna anche dirlo. Voglio però rassicurarvi e dirvi che abbiamo dato disposizione a tutte le ambasciate d'Italia di sostenervi e di mettervi nelle condizioni di poter fare del bene anche con il sostegno della nostra diplomazia ufficiale. Voi, diciamo così, siete la diplomazia dello spirito, ma in funzione della persona. La diplomazia delle feluche, quella della politica, ha il dovere di sostenervi, di aiutarvi in tutti i modi possibili, perché spesso ci sono piccoli ma grandi per chi li deve affrontare problemi. Padre Matteo, ricordo quando una mamma non poteva venire dal Perù in Italia qualche anno fa e grazie al lavoro della Farnesina poi risolvemmo il problema, ecco, il problema del visto, il problema, a volte sono delle persone decedute che devono venire, insomma abbiamo lavorato tanto anche per quanto riguarda il finanziamento, con tanti sacerdoti abbiamo operato per cercare di risolvere il problema, di finanziare, a volte sono dei ritardi, ahimè, anche, a volte anche gravi, ma faremo, ho dato disposizione di aiutarvi in tutti i modi possibili e immaginabili, perché non c'è un limite nello sforzo per fare il bene. Ci riusciremo, spero di sì, l'anno prossimo ci rivedremo per fare il punto della situazione con voi. Io ho affidato un po' la moderazione dei dibattiti di oggi a Davide Dionisi, che lavora con me a Palazzo Chigi, ma poi ho affidato anche il ruolo di inviato speciale del Ministero degli Esteri per la tutela dei cristiani nel mondo, perché ricordiamo i cristiani vanno difesi nel mondo, sono combattuti soprattutto per quello che dicono, per il messaggio di pace che trasmettono, ma sono uccisi solo perché cristiani, non per altri motivi, e noi abbiamo il dovere di tutelarli, di difenderli e far capire che uccidendo una persona non è che si uccide una fede. Il cristianesimo è fatto fin dall'inizio di martiri che hanno accettato il martirio in nome della loro fede, e ucciderli non riduce, non cancella la presenza del cristianesimo nel mondo, soprattutto perché è portatore di un messaggio di pace. Come ministro degli esteri dell'Italia sono fiero di tutte le italiane, di tutti gli italiani che, indossando un abito religioso, ci rappresentano nel modo migliore in tutto il mondo. Vi ringrazio per aver accettato il nostro invito.